buonasera, come vi chiamate e che ruolo avete all'interno della band? Ci chiamiamo Flying Disc, io sono Simone, chitarra e voce. Io sono Enrico, sono la batteria. E io sono Francesco e sono il basso. Come e quando vi siete conosciuti? Il gruppo nasce nel 2010 in realtà, all'inizio avevo una formazione diversa. Allora, la band nasce nel 2010 da me e Mattia, che è il ragazzo che ha suonato la batteria prima di Enrico. E poi abbiamo messo un annuncio e abbiamo trovato Luca, che poi ha suonato il basso con noi per 10 anni. Successivamente subentrato Enrico alla batteria e Francesco, che è sempre stato il nostro fonico, è diventato anche bassista della band da 2 anni. Di dove siete? Fossano. Sì, siamo tutti di Fossano. Fossano ha influito sul vostro stile di musica, sulla storia della vostra band? Beh sì, direi di sì. Direi proprio di sì. Crescere a Fossano ha avuto abbastanza peso sulla musica che facciamo, sulla musica che ascoltiamo, e decisamente. Fossimo nati in una grande città con qualche occasione in più, forse faremmo una musica diversa. Mi raccontate brevemente la storia del vostro gruppo? Ecco, come ti dicevo prima, appunto, siamo partiti nel 2010, eravamo appena 18enni e abbiamo iniziato suonando cover di gruppi punk rock, anche perché non eravamo in grado di suonare altro. E poi niente, abbiamo iniziato a comporre musica nostra ispirandoci alle band che avevamo intorno, quindi della provincia di Cuneo. I Canisciori, The Elephant, Ruggine, queste band che andavamo a sentire, che conoscevamo e con cui poi siamo diventati anche amici. E niente, poi negli anni le cose sono cambiate, diciamo. Adesso negli ultimi anni ci ispiriamo soprattutto a gruppi americani che ci piacciono, che hanno sonorità affini alla nostra, diciamo. Prima abbiamo formato il suono del gruppo e poi, una volta definito, abbiamo ricercato fuori dalla nostra provincia, anche oltreoceano, i gruppi che ci rappresentavano e ci siamo fatti ispirare a nostra volta da altri gruppi, però sempre cercando di mantenere la nostra personalità. Invece, da che cosa deriva il nome del vostro gruppo? Questo rispondo anch'io. Comica questo, cioè. Il nome del gruppo in realtà l'abbiamo scelto perché avevamo trovato un frisbee che noi facciamo il mercatino dell'usato ai tempi. Avevamo appunto tra i 17 e i 18 anni e per accumulare qualche soldo in più per comprarci la strumentazione facevamo il mercatino dell'usato ed era saltato fuori questo frisbee con scritto Flying Disc e che ci passavamo mentre doveva passare la gente a comprare delle cose che non avrebbe comprato, perché chiaramente era un mercatino gestito da tre ragazzi non molto esperti e che rivendevano magari le cose che trovavano in cantina. Per cui niente, passavamo molto tempo a cazzeggiare, abbiamo trovato questo frisbee, mi hanno detto sarebbe carino usare questo nome. Il gruppo esisteva già da un po', non era molto serio, era diciamo un esperimento, allora abbiamo deciso di chiamarci così e questo nome ci è rimasto. Io non sapevo la storia fino ad oggi del sì, nome parato, ragazzi, per te. Me l'avevano raccontata, era una leggenda, una di quelle leggende che si narrano. Eh sì, è cosa vera, perché c'è lì sotto da me. Se che lo sapevi. Che cosa vi spinge a suonare o a fare musica? Rispondete voi, dai.
Vai Franci che tu fai musica. Ah, cosa... ci spinge che... Niente, prima di tutto una passione viscerale che ognuno di noi ha. E quella è la cosa principale. E poi il fatto di provare ad uscire dai canoni della nostra società, dove viviamo, e cercare di dire qualcosa che ti appartiene, di raccontare la tua storia, di raccontare le cose che non ti vanno, le cose che non riesci a viverti bene in questa società. Che cos'è per voi la musica? Tu dai, vuoi, cioè, io dico, io non mi immagino la giornata senza aver ascoltato almeno un pezzo, una canzone, o cioè pure poco una canzone, quindi non so come dirti, non me la immaginerei proprio la mia vita senza la musica, quindi non è fondamentale, tutto, cioè, non so, bravo a parlare, quindi non so dirti di più, purtroppo, di pazienza. Benissimo, perfetto. Secondo me fa anche parte del gruppo, è sempre stata importante l'attività collaterale di organizzazione, perché noi comunque abbiamo sempre organizzato, cioè Francesco ha registrato, per cui diciamo anche un po' l'aspetto un po' sociale della cosa, del creare, soprattutto in questa provincia dove non c'è nulla e c'era comunque una situazione di giovani abbastanza tosta, di disperazione e rassegnazione abbastanza diffusa, come dire, la musica può essere un qualcosa che ti dà uno spazio, no? un modo per evadere anche da queste cose qua, un modo anche per incontrare semplicemente altre persone, comunicare, socializzare. Mi raccontate un attimo come avviene il vostro processo creativo nel comporre le vostre canzoni? L'idea principale parte quasi sempre da Simone, o magari mentre siamo lì che suoniamo, magari esce un bel giro di batteria, una roba del genere, e allora cosa succede? Succede che dici, quello lo teniamo, proviamo a costruirci qualcosa sopra. Ma in generale parte sempre da un'idea di Simone, un riff che scrive lui con la chitarra, di cui magari ha già anche in mente una pseudo linea vocale o cosa cantarci sopra, e da lì lo porta in studio, lo presenta e cerchiamo di lavorarci prima a livello della sonorità, della compattezza, di che note suonarci sopra, e poi a livello di struttura finalmente. Quanto è importante per voi il testo delle canzoni? Avete dei messaggi che volete mandare? Sì, abbastanza importante. Diciamo che più che proprio il testo come scrittura, è importante anche il suono delle parole soprattutto, perché comunque è tutto un contorno anche alla musica, all'atmosfera che magari c'è nella canzone, a certe atmosfere che si vogliono richiamare, per cui è abbastanza importante più per il suono delle parole che per il senso in sé, perché comunque non è che scriviamo Divina Commedia, però quella è la cosa importante. Qual è il vostro rapporto con il palco? Vi piace? Vi spaventa? Ci piace. Assolutamente. Sì, no. Su quello... Adesso abbiamo suonato un po' in questo ultimo periodo. Abbiamo fatto 15 concerti solo sto mese. Abbiamo suonato in Germania, in Francia, in Svizzera. Ed è la seconda volta che facciamo un mini tour per l'Europa di una decina di giorni. E, cerchiamo di suonare il più possibile, anche perché è l'unico modo per far girare. Adesso stiamo presentando questo disco che suoniamo stasera, che è il disco nuovo che si chiama In the Heart of the City, e questo è stato un po' il tour promozionale, per cui al momento è abbastanza importante. Ok, quindi avete parlato di tour, vi chiedo qual è il posto che più vi ha emozionato in cui avete avuto la possibilità di suonare. Penso ognuno di noi ne abbia un diverso. Sono state molteplici situazioni, alcuni sono stati belli per alcuni motivi, magari per la gente che incontravi, altri sono stati belli perché il pubblico è stato particolarmente caloroso. Vabbè, però nell'ultimo tour, direi, nelle ultime date di questo mese, la serata al Varco a Cuneo, che sì, è stata un po' la presentazione in casa del disco, è stato veramente una bella serata. Mm. Ok, c'è un qualcosa che non deve mai assolutamente mancare durante un vostro live? Uno di noi, cioè, se no, direi la gente.
direi la gente. C'è la voglia di partecipare, la voglia di far festa. Noi solitamente suoniamo, abbiamo suonato più o meno in tutti i tipi di situazioni, soprattutto all'inizio, anche accettando condizioni di ogni tipo. L'importante è che ci fosse gente, per cui diciamo che dal momento in cui ci sono persone, tutto il resto va bene. Ok, domanda un po' più magari anche intima. Avete qualche rito o scaramanzia che fate o che avete prima di fare un live? Si prende un gioco di me di solito. mi prendono in giro. Oppure evitiamo di parlarci per tutto il giorno. Esatto. Sì, quello è capitato. Guarda invece l'aspetto più visivo, quindi magari l'abbigliamento, il modo di stare sul palco, la visual e quant'altro, è un aspetto che curate anche oppure... Ma penso che ci vestiamo come ogni giorno, sì. No, il visual sarebbe figo, no. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza importante sulle grafiche, non noi, abbiamo fatto fare da un ragazzo che si chiama Solo Macello Artwork, si chiama Luca. L'ha fatto, diciamo, ispirato un po' anche le nostre idee, alla nostra musica, però visuals magari in futuro sarebbe figo, per carità. Mi raccontate che strumentazione usate sul palco? Ah, lì, guarda, non vogliamo aprire il momento seghe, perché... Esatto. Su quello, guarda, ci siamo spaccati la testa anni, fin troppo. Sì, alla fine abbiamo visto che al fondo della corsa mi hanno detto, ma ne avevamo veramente bisogno di spaccarci così la testa su tutte queste cose. Abbiamo passato anni a ricercare proprio il tipo di pick-up della chitarra, il tipo di chitarra, il tipo di amplificatore. Abbiamo comunque tutta strumentazione, molta strumentazione vintage o comunque strumentazione che abbiamo conosciuto guardando altri gruppi che ci piacciono. Sempre più per il fatto di dire io uso quello, più che altro per raggiungere un certo tipo di suono, anche perché cerchiamo sempre che tutto sia comunque pulito, si capisca il più possibile e sia più personale possibile, perché forse questa è l'unica cosa che ha senso. Ok, avete parlato prima di tour, mi ha raccontato un attimo come vi è capitato di gestire o comunque di affrontare un tour con diverse date? Quello lo organizziamo noi, lo organizzo soprattutto io, creando rete con tanti gruppi. Secondo me quello che soprattutto non entra tanto in testa ai gruppi di ragazzi più giovani di noi, nonostante noi non siamo vecchi, io ho 30 anni, però secondo me è una cosa che viene un po' più da vecchia guardia, e che comunque creando rete con altri gruppi di fuori, soprattutto amicizie, contatti, si crea comunque anche un circuito, come dire, virtuoso, dove appunto tutti si riesce a suonare, si riesce a fare delle cose, e chiaramente c'è molto sacrificio dietro, perché comunque non puoi fare tu un tour e magari quando le persone ti scrivono, gli altri gruppi ti scrivono, comunque è giusto anche dargli una mano. Diciamo, facendo rete la risposta giusta, secondo me. È quello che hanno fatto, penso, più o meno tutti i gruppi. Poi, chiaramente, quando uno si crea una certa risposta, subentrano le agenzie di booking, altre modalità che sono sì più professionali, ma secondo me perdono anche un po' di, come dire, di umanità, no?
Parliamo un attimo degli ultimi 2 anni passati praticamente tutti in lockdown. Dal punto di vista musicale, come vi siete trovati? Siete comunque riusciti a portare avanti il progetto? È nato qualcosa o invece è stato un periodo magari un po' più fermo? Ma il periodo fermo dall'inizio, io facendo pure l'infermiere ero sommerso, poi però piano piano abbiamo pure cambiato bassista, abbiamo avuto più tempo per dedicarci alla, diciamo, a imparare a suonare assieme, quindi diciamo che per quanto abbia fatto schifo come periodo, ha avuto un qualcosa. Siamo anche inviati qualche materiale comunque. Sì, tra di noi, sì, a casa. Abbiamo cercato di sfruttarlo il meglio possibile, visto che comunque eravamo tutti bloccati in casa e avevamo molto più tempo a disposizione di dire ok, allora cerchiamo di metterci tutto noi stessi lì dentro, almeno non stiamo buttando via questi 2 anni. Sì. Quindi basta passato, parliamo del futuro. Come vi vedete tra 5 anni? Wembley, cioè, guarda, se tra 5 anni. Io tipo, spero con almeno minimo un altro disco fuori oltre a quello che abbiamo, e in scrittura di, cioè, chiariamo, con un altro EP, perché questo che abbiamo fatto è un EP di 4 pezzi. Quindi magari rifarne ancora uno e poi dedicarci alla scrittura di un disco completo, senza limiti di, per forza, troppi limiti di tempo, che magari ci mettiamo 13 anni come i Tool, perché non siamo i Tool, sarebbe bello. Però ti direi, io la vedo così, con un bel po' di live alle spalle e con qualche disco in più. Mi parlate di questo EP? Dite qualcosa, vuol dire registrato. L'EP è stato registrato nello studio che abbiamo io e Simone, dove io lavoro. Cioè non faccio praticamente. Non diciamo perché la finanza magari l'ascolto. No, esatto. Volontariato, fa volontariato lui. No, abbiamo uno studio personale che ci siamo costruiti per i nostri scopi. No, per registrarci. Cioè principalmente perché abbiamo detto, boh, io ho questa passione qua, abbiamo detto. Cosa facciamo per spendere soldi in altri studi? Abbiamo investito dei soldi nostri in materiale e ce lo usiamo per registrarci, farci preproduzioni e roba, per le nostre band principalmente. E niente, visto che avevamo questa struttura qua, ci siamo messi lì e l'abbiamo lavorato fin dall'inizio lì dentro, già delle prove comunque le facciamo lì dentro. E l'abbiamo scritto, l'abbiamo registrato, l'abbiamo mixato tutto lì dentro. E come musica si può dire che è un po' il successore del disco che avevamo fatto prima, esatto. Che si chiama Urgency, che già aveva un'impronta molto più punk rock, più, come dire, noi siamo partiti da fare musica molto, molto complicata, con tante parti diverse, tanti incastri diversi, invece quando è entrato Enrico nel gruppo abbiamo deciso di provare a fare prendere ispirazione dalla musica che ascoltavamo quando eravamo ragazzini, quindi magari tutto il punk rock, tutta questa musica anche un po' più diretta, e secondo me cioè, è uscito abbastanza bene in questo, nel senso che è tutto molto più diretto, però pensato, è molto molto pensato, tutte le strutture, i suoni, suono delle parole, la produzione, i metodi di registrazione, le parti di batteria, sono molto semplici ma tutto molto pensato. Yeah.
che cosa ne pensate della scena musicale attuale nel genere in cui suonate voi, diciamo? Boh, è abbastanza morta, nel senso che noi proviamo a fare, cioè i gruppi da cui prendiamo ispirazione sono soprattutto gruppi americani, e dalle nostre parti c'è un po' di movimento anche grazie a promoter coraggiosi che continuano, non si devono neanche chiamare promoter, chiamiamoli persone normali come noi che organizzano, appassionati che organizzano, esatto, concerti e tengono viva la scena, che è composta da tanti tipi diversi di musica, tanti gruppi diversi, da gruppi hardcore, da gruppi più leggeri a tante cose diverse, soprattutto sempre legato all'ambito underground. Come scena musicale cerchiamo di puntare tanto all'estero, abbiamo visto che all'estero, comunque in Europa, tra Francia, Germania, Svizzera appunto, c'è più comprensione di quello che facciamo. Social, li utilizzate? Vi piacciono? È uno strumento importante per voi? Il social manager. Esatto, non ci piace. Ci piacciono comunque ultimamente. Sì, proviamo a gestirli, più che altro per provare a pubblicizzare bene magari l'uscita del singolo, del disco, o dei vari concerti che facciamo. Quindi niente. Sì. Anche con le foto l'abbiamo gestito. Ci proviamo chiaramente a gestirlo bene, grazie anche poi qualche etichetta che ci ha supportato, però sul social ci stiamo adoperando, dai, pian piano, però per me molto piano, nel senso. Sì, io sono quello più... Avete un'etichetta discografica che vi dà una mano, che vi supporta? Facciamo il disco che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con una coproduzione di quattro etichette, che sono Forbidden Place, che è un'etichetta americana, e poi c'è Urgence Disc, che è un negozio di dischi a Ginevra in Svizzera, Araki Records, che è un ragazzo francese, e Karma Conspiracy, che è l'unica etichetta della coproduzione. Sono tutte etichette l'unica italiana? Sì, italiana, cioè sono, come dire, sempre tutto in ambito underground, do it yourself. Hanno contribuito a far sì che stampassimo il disco in vinile, comunque abbiamo fatto un vinile in edizione limitata con un colore particolare e con un master ben fatto, per cui diciamo che su quello ci hanno dato una grossa mano. Avete dei progetti futuri, prossime date, singoli, video in uscita? Anche magari a lungo raggio, progetti che vi piacerebbe portare avanti? Vorremmo fare un video live, un pezzo, okay. E altre date, chiaramente. Se qualcuno volesse cercarvi sui social, dove vi può trovare? Flying Disc ci può trovare su Facebook, Instagram e Spotify e YouTube, che però non sono gestiti da me, e abbiamo anche il sito, che lo trovate appunto flyingdiscband.it, scusatemi, e niente, cercateci se vi va. Tre artisti o progetti che secondo voi bisogna assolutamente conoscere o seguire? Recenti. Sicuramente il gruppo americano So Blind, un gruppo a cui ci siamo ispirati per questo disco qua, molto una sorta di ritorno al grunge con tante sonorità fighe. Direi il disco dei So Blind. Ma i Deftones, i secondi Deftones, diciamo. E poi, i Quicksand, che comunque c'hanno sempre... L'Anversi anche. Assolutamente. L'ultimo disco. Sì, soprattutto l'ultimo disco. Lo potevi dire, Alexis on Fire ci sta. Alexis on Fire, ragazzi, ci sta. È preso già 4, ragazzi. Dobbiamo decidere, facciamone fuori uno. Ciao, mamma. Ciao, ragazzi.